Mattinata di visite al cimitero comunale di Torre del Greco nella giornata della commemorazione dei defunti. Cittadini intervistati hanno accolto con favore le misure messe in campo dall'amministrazione comunale, che hanno permesso un accesso al cimitero nel totale rispetto delle norme anti-Covid. Grande lavoro anche da parte delle varie associazioni presenti sul territorio e impegnate nella gestione non semplice di queste giornate. Cittadini che hanno ribadito inoltre l'importanza di questa ricorrenza anche in un momento storico così delicato. Oggi, lunedì 2 novembre, ricorrenza dei morti. Come vive personalmente questo momento? Io sono dell'idea che oggi è doveroso venire a trovare i propri cari per una questione di cultura che ci hanno inculcato. Una situazione veramente particolare perché mi rendo conto che non riusciamo a rispettare quelle che sono le nostre abitudini che poi ci legano in questo momento ai nostri defunti. È pur vero che vedo che il comune ha organizzato un percorso che mette in condizione le persone di rispettare quelle che sono le poche regole che ci sono rimaste. Purtroppo in questa situazione dobbiamo tutti dare una mano a tutti. Come vive lei personalmente questo momento? È un po' triste perché è la giornata che te la fa vivere triste, perché ti tornano in mente i tuoi cari. Una ricorrenza un po' particolare, l'anno della pandemia Ah, questa sì, Covid-19. è particolarissima perché ci sta costringendo con queste mascherine che non possiamo respirare, non possiamo venire più di una persona insieme, insomma, fare visita ai nostri cari singolarmente perché non si può venire purtroppo in compagnia. E per quanto riguarda il rispetto delle regole, c'è consapevolezza da parte delle persone? Gli assembramenti ci sono un po' dappertutto, non c'era bisogno di chiudere questi bar. Io non tengo nessun esercizio del genere, però mi immedesimo, te lo posso dire napoletanamente, Sì. cona do poco, muri mi fama, no, no rucovid. Anche se sappiamo che ci sono delle limitazioni, però è una giornata che ricordiamo i nostri avi e quindi praticamente anche se in un modo sfuggente così bisogna andare a trovare i nostri cari. Per quanto riguarda il rispetto delle regole, c'è consapevolezza da parte dei cittadini? La gente un po' finalmente ha capito e anche un po' di paura. Per quanto riguarda invece l'organizzazione durante queste giornate, gli enti preposti si sono mossi bene. Penso che l'amministrazione si sia mossa abbastanza bene. Certo, le pecche c'erano, ci stanno e rimarranno a livello di altre cose, spazzatura, è un po' approssimativa l'organizzazione, però diciamo si è cercato di fare qualcosa. Per me è stato buono così, così manteniamo più o meno le distanze. Oggi, lunedì 2 novembre, ricorrenza dei defunti. C'è consapevolezza da parte dei cittadini, c'è il rispetto delle regole. Sì, stiamo rispettando adesso. Per quanto riguarda l'organizzazione comunale, gli enti preposti si sono mossi bene? Sì. In un momento storico così delicato, c'è consapevolezza da parte delle persone del rispetto delle regole? Ma io penso di sì, anche notando qui al cimitero che non c'è quell'affluenza di massa che c'era negli anni scorsi, diciamo le persone non si sono affollati qua giù, infatti li vedo poi abbastanza diligenti, tutti con la mascherina, hanno fatto un percorso, c'è la febbre che ti misurano all'ingresso, per cui penso di sì, c'è consapevolezza del problema. È stato fatto quindi anche un buon lavoro a livello comunale per quanto riguarda la gestione dell'accesso al pubblico al cimitero. Ma sicuramente da quello che si vede, sì, vedo anche forze dell'ordine, c'è l'autoambulanza là, c'è molto volontariato in giro per controllo, c'è il percorso fatto bene. Io da quello che si vede penso di sì. Vedo tante persone con le mascherine, non vedo che comunque bene o male le persone stanno distanziate e non vedo da parte delle persone un non rispetto delle regole, Sì. diciamo. Per quanto riguarda questa ricorrenza, anche la giornata di ieri di Ogni Santi è un momento importante per la città di Torre del Greco. Sì, io penso di sì, perché comunque essendo che siamo in un paese in cui queste tradizioni sono importanti. Sicuramente
sia la ricorrenza dei santi che dei morti, un po' per tutti è una ricorrenza che non può essere bloccata, diciamo, da questo video.